Buongiorno o buonasera a tutti, dipende dall'interpretazione Ma dell'orario. allora direi che siamo in piena diretta, quindi come dici tu, dipende dall'interpretazione. Sono le 11:56, ma che onore, Max! Cioè, oggi ti abbiamo qua nei nostri studi di Radio Adige TV, quindi davvero un onore immenso, un piacere pazzesco. E il vincitore del premio Radio Adige finalmente è qua, e non solo, perché sei anche dentro la compilation di Radio Adige TV, che è uscita, chiaramente è uscita adesso in formato fisico, tra pochi giorni in formato digitale, con il primo brano, c'è Max Fogli, quindi davvero top. Max, grazie per essere oggi qua nei nostri studi, io sono ancora gasatissimo. Raccontami un po', so che ti hanno già intervistato i giornalisti, foto, ti hanno consegnato chiaramente la certificazione della vincita, se magari ce l'hai lì, faccela vedere, cioè siamo curiosi. Allora, sono 20 minuti che sono in redazione, mi avete già riempito di cose e sono veramente contento. Questo è il premio Radio Adige che sono contento di portare poi a Centralo casa un po' appena di poi più, si centralo un potranno po' di più fare. che lo vediamo bene, scusami, che abbiamo la tele. Appena si Esatto. potranno fare gli assembramenti, faremo una festa con a tavola il premio. Ecco. E poi per ricordare che è uscito anche il numero di Pantheon di marzo. E soprattutto la compilation di Radio Adige, La musica nel cuore, che è importante che magari venisse reperita da tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ci sono un sacco di canzoni, tra l'altro 20 brani, e insomma si è dato anche modo di farsi conoscere a tante realtà, tutte differenti, proprio per quest'estate. La compilation che non può mancare, in formato fisico Esatto. anche, quindi è una cosa incredibile. Allora, Max, so che chiaramente da buon. Allora, qua a Verona intendono Romagna tutta la nostra, quindi lo dico un po' come viene detto qua, da buon romagnolo, anche se tu sei a Lido delle Nazioni. E so che non sei arrivato a mani vuote, quindi ragazzi, qua Max ha portato i festeggiamenti. Cioè, ho visto una bottiglia di prosecco, i pasticci, cioè, ho visto di tutto. Quindi veramente, poi dopo anche noi verremo lì con te a festeggiare. Saremo distanti, amici del Covid, non preoccupatevi. Adesso Max non ha la mascherina perché è in studio isolato, state tutti tranquilli. Eccolo, vedete, lui è organizzatissimo, io pure, quindi nel senso facciamo vedere le cose come vanno fatte. E Max, com'è stato allora vincere questo premio? Già se ne hai parlato, però com'è stato vincere il premio e essere oggi qua con noi? Ma più che com'è stato e com'è, perché la stiamo ancora vivendo da protagonisti la cosa, e la cosa mi fa veramente tanto piacere essere qui con voi e soprattutto conoscere chi ha intrattenuto grazie a questo programma noi tutti musicisti, essere qui dal vivo e fare anche la vostra conoscenza di tutto lo staff di Radio Adige è una cosa importante. Infatti, con le nostre distanze, però poi un calice di prosecco ce lo facciamo tutti quanti. Ci sta a tutti i costi perché bisogna festeggiare. E Max, invece, allora noi siamo molto onorati anche perché musica assolutamente sì, però si parla anche di sport. In questo caso lo sport è stato unito al tuo progetto. E quindi so che riufficializziamo che per un anno, una volta o più al mese, sarai qui con noi, sarai il nostro ospite, diventerai parte della family di Radio Adige TV. Quindi ti vedremo spesso in vari programmi televisivi o eventi che siano, eventi quando si potranno fare. Quindi per noi è un doppio onore. La domanda è quasi scontata, però sei contento di tutto ciò? Chiaramente, chiaramente sì, la cosa mi lusinga e infatti volevo cogliere l'occasione per ringraziare sia tutte le persone che mi hanno aiutato ad avere, diciamo, il consenso popolare quando c'è stata la votazione del pubblico da casa, sia quelli che hanno collaborato con me fisicamente alla realizzazione dei progetti musicali e sia la redazione di Radio Adige che mi ha identificato come una figura giusta per avere questo premio, è una cosa mi lusinga. Dai, davvero mi fa molto molto piacere, siamo noi che ringraziamo te. Siamo in chiusura di questo appuntamento mattutino, anche perché dopo noi andremo a mangiare. Vabbè, fa niente, comunque a parte questo, siamo praticamente in chiusura e ovviamente io quello che dico mantengo e non coinvolgo, ma chi è timido. In questo caso potrei cambiare idea e nel senso, so Max che al tuo fianco in tutti i sensi, sia nella vita che nella musica, hai avuto e hai tuttora con te una persona importante, cioè la tua dolce metà, che è Sonia. E Sì, quindi, ma l'ho convinto a fare il saluto. oh, quindi io qui la volevo, Buona Sonia. giornata a tutti.
Sonia, allora com'è Questa volta stato? mi presento. Com'è stato supportare finalmente anche tu hai un volto? Perché qui a Radio Adige ce lo siamo chiesti tutti. Sonia, vogliamo sapere un po' com'è essere al fianco di Max musicalmente nella vita, quindi raccontacelo. Adesso non mettetevi a piangere, quindi mi raccomando, no, solo a casa lo specifichiamo, che sono congiunti, lo specifichiamo a casa, qui sono tutti felici, ecco. Prego Sonia. Siamo ancora emozionati, è stata una bella vittoria. Mettiti più in centro la telecamera, grazie, scusami, perfetto. Più in centro, ok. E siamo ancora emozionati, la vittoria è stata meritata, io sono di parte, poi ovviamente, e siamo felicissimi. Questo mi fa molto molto davvero molto piacere. Quindi adesso abbiamo anche la nostra direttrice, sono arrivati, adesso sì, bisogna mangiare e festeggiare, mi raccomando, la direttrice è pronta, noi ci siamo, siamo tutti pronti, e quindi Sonia, davvero per noi un piacere averti anche finalmente visto così a casa. Sapete che è il supporto, uno dei principali supporti di Max, sia fisici che nella vita ovviamente, che nella musica, quindi davvero complimenti. Max, che dire, un saluto, fai un saluto a tutti i telespettatori di Radio Adige, prego, a te la parola. Un saluto a tutti i telespettatori, e abbiamo anche il giornale come prova e la compilation. Grande. Che è vero, ecco, più il quadretto, che vorrei farlo rivedere perché è stata veramente una grandissima idea ed iniziativa anche questa, per guardarlo tutti i giorni quando ci si sveglia al mattino, attaccarlo al muro e averlo. Dai, davvero, grazie di cuore. Allora, proprio per questo, adesso noi chiudiamo, tutti amici, ci vediamo lunedì, fate i bravi questo weekend, ma io vi saluto con un pezzo di classe, perché arriva, noi ce l'abbiamo già qua e adesso paga da bere, ma noi andiamo avanti, vi salutiamo, perché vi salutiamo con Max Fogli, 442, ci vediamo lunedì, ciao raga, ciao Max, grazie!